Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con Formula 1 2022, signori. Allora, piccola parentesi, siamo al Gran Premio del Canada, la nona prova del mondiale. Purtroppo il Gran Premio prima, che era quello di Baku, non mi ha salvato la registrazione, signori. Vediamo se qui si vede. No, qui vede solamente tutti i vari trofei. Ecco, lo possiamo vedere da qua. Noi siamo Papa Maullo a Baku in Azerbaijan, siamo arrivati dodicesimi, signori. Purtroppo non mi ha salvato la registrazione, quindi siamo stati sfortunati a perdere. È stata una bella gara, abbiamo solamente rotto un alettone e non abbiamo utilizzato nessun flashback perché siamo riusciti a sbattere in maniera corretta, però non mi ha salvato la registrazione, quindi signori mi dispiace, ma ci siamo persi questa bella impresa a Baku. Ma non perdiamoci d'animo, siamo qui in Canada, signori. Ho fatto le prove libere e sono andato abbastanza bene. Il circuito mi piace e lo conosco da tanti anni. Ci giocavo con Formula 1 97 per PlayStation 1, quindi vedete da quanti anni è che comunque conosco questo circuito. Siamo in Canada, vediamo se per forza dobbiamo continuare a rimanere attaccati alla 22esima posizione in qualifica o se riusciamo a fare qualcosa di meglio, signori. Tutto sta nelle nostre mani, vediamo un attimino. Ci proviamo, e ripeto, Canada mi piace come circuito, non pretendo di arrivare in top 10, però quantomeno non partire dall'ultima posizione già sarebbe un gran bel vantaggio per noi e per tutti quanti, anche perché se poi riuscissimo a azzeccare anche bene la partenza potremmo fare una bella gara. Questo si preannuncia, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Prima c'è Verstappen che giustamente ci ha lasciati, noi purtroppo con le migliorie della macchina siamo sempre indietro, non riusciamo ad avere delle buone prestazioni. Siamo 19esimi però, dai, non sta andando male. Tutto dipenderà da queste ultime due curve, tutto dipenderà da questa curva di qua e dalla chicane prima del tracciato. Questo rettilineo ci ammazzerà sicuramente, infatti abbiamo guadagnato qualche posizione nella curva, ma siamo scalati in 22esima posizione. Niente, il rettilineo ci ammazza, facciamo bene quest'ultima curva, vediamo di portarci a casa quantomeno. Niente, 19esimi, 21esimi, forse riusciamo a non attaccarci alla 22esima posizione. No, perfetto, 21esimi, me lo confermi? Mi confermi che siamo 21esimi? Perfetto, 21esimi, signori, qualifiche portate a casa, 21esima posizione. Niente, non riusciamo a scollarci da queste ultime due, da quest'ultima fila. Andiamo a vedere un attimino. Allora, noi abbiamo fatto 1, 14 e 3. Ok, Stroll è 17esimo. Ok, un secondo e 4 ci hanno dato. Siamo ancora troppo lenti. Non capisco il perché, signori. Non capisco il perché. Intanto Stroll guadagna altri due bei punticini. Dobbiamo fare una prova. Io ho la frenata assistita, signori. Io proverei a levare la frenata assistita. Secondo me ci danneggia tanto la frenata assistita. Inconsciamente ci danneggia tanto. Vediamo se riesco a modificare questa cosa. Forse no. Forse no, perché in questo momento del Gran Premio della situazione non mi fa modificare questi aiuti. Vediamo se magari. No, perché se ora clicco le opzioni lui mi torna. L'unica chance che mi dà è quella di tornare al menu principale. Niente, ormai questa gara ce la facciamo così. Prossimo Gran Premio faccio delle prove a levare la frenata assistita. Nel prossimo Gran Premio di Silverstone e lì siamo proprio all'avventura. Il Gran Premio lo conosco, ma c'è tutta la prima parte di curve veloci che è un casino terribile. Allora, vediamo un attimino. Menu, mi fai fare qualcosa, torno al menu principale, esci dal gioco e torno al menu principale. Niente, non abbiamo la possibilità. Impostazioni, me lo fa fare, aiuti, proprio volante personalizzato, aiuto sterzata, no, frenata assistita media, bassa, passiamo a bassa o la leviamo completamente? È un bel dubbio, signori. Leviamola completamente. Rischiamo. Ma le che vada che possiamo fare? Che ci ritiriamo? Ci ritireremo anche in questo Gran Premio, signori. Tanto partiamo 21esimi, non è che possiamo fare chissà che cosa. Abbiamo completamente levato la frenata assistita. Cioè, siamo solamente noi. Non ci sarà più nessuno che ci aiuterà a spingere su quel pedale. E vediamo. Vediamo se magari era proprio un problema di frenata assistita che magari ci faceva frenare troppo nelle curve e quindi tra noi e lui
frenavamo malissimo. Il problema è che l'avrei dovuto provare nelle prove libere, signori, non così all'avventura. Vediamo la griglia di partenza del Gran Premio di Canada, signori. E appena dietro prende posto Max Verstappen. Quindi il resto della griglia. Hamilton, Sainz, George Russell e Bottas, Perez, Fernando Alonso, Ricciardo ed Esteban Ocon, Zhou, Albon, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, Stroll, Vettel, Lando Norris e Yuki Tsunoda. Il pilota proprietario, Liam Lawson, Gasly e Nicolas Latifi. Ci siamo! È Com'è che tempo di partiamo correre! diciannovesimi, signori? Diriamoci in pista e Abbiamo godiamoci guadagnato due la posizioni. partenza. Ma E naturalmente di qui non c'è creiamoci Gianluca domande. Filippi. Ok, ci siamo. Conto su di te, non deludermi. Oh, dai, dai. Fernando ci ha parlato. Non è scioccato quanto noi delle due posizioni guadagnate in classifica. Attenzione, 5 luci rosse accese. Sta per partire il Gran Premio del Canada. Parte un attimo di tentennamento per Maullo. Al Gran Premio, infatti, Liam lo fulmina così, cioè subito in partenza. Siamo leggermente più indietro, però va bene. Riusciamo a tenere una posizione interessante? Forse sì. La prendiamo larga, la prendiamo larga, la prendiamo larga. Dai così, dai così. Schumi, devi levare. No, è Magnussen. È Magnussen! Lo infiliamo in frenata, bello così. Siamo tredicesimi, signori. Tredicesimi dietro Albon. Tredicesimi dietro Albon e non abbiamo distrutto la macchina. Questa forse è la cosa più interessante. Attenzione, riusciamo a mettere dietro Albon. Dodicesimi, signori, dodicesimi. Ottima la partenza. Non riusciremo sicuramente a difendere questa posizione. Però fa piacere vedere questi risultati. No, non ci sto. Non è stato errore mio, signori, dai. Non è stato un errore mio. Mi ha frenato davanti, dai. Non ci sto, non ci sto. Buttare alle ortiche il Gran Premio così, no. Non ci sto, dai. Mi ha frenato davanti, mi ha frenato palesemente davanti, cioè io sto frenando, mi inserisco e mi devi lasciare la posizione, mi inserisco e mi devi lasciare la posizione, me la lascio, siamo undicesimi, signori, undicesimi, lui in frenata riproverà il sorpasso, toccatina con Ocon con Mick Schumacher che è ancora lì attaccato, mannaggia a te, niente. Un altro. Difendiamo la macchina, signori. Difendiamo la macchina. Spostiamoci all'interno. Loro dovranno frenare. Noi proveremo a inserirci qui. Senza distruggere la macchina. Giro più veloce. Ok, li abbiamo superati entrambi. Nessuna penalità. Niente di niente. Collisione con Zhou. Va bene. Me la tengo, signori. Mi tengo la collisione con Zhou. Meglio una collisione che qualche altra cosa. Dai. Dai signori, vedo il decimo posto, lo vedo, lo sento, lo possiamo recuperare signori. Se guidiamo in maniera giusta possiamo recuperare il decimo posto, dai. Carichi e cattivi, cicci signori. Cioè levando la frenata abbiamo guadagnato tantissimo, levando la frenata assistita riusciamo a giocarci meglio le curve, loro sono più veloci, su questo non c'è dubbio. Sul fatto che loro sono più veloci non c'è niente da dire. Però giocandoci le frenate riusciamo a guadagnare qualcosa, sia in attacco che in difesa. Dai così, che ci siamo avvicinati a Ocon. Abbiamo recuperato. Siamo tornati a un secondo, però era un secondo e quattro. Dai, accelera. Dobbiamo prendere quel punticino, signori. Dobbiamo riuscirci. Siamo a un secondo, a 900, a 9 millesimi. 9 millesimi. Dai. Loro tra l'altro sono in lotta fra di loro. Questo ci può solamente che aiutare. Dai. Mamma, come ci siamo avvicinati, signori. Porca miseria, saperlo prima che era un problema della frenatura. No, da, porca miseria, ci eravamo avvicinati tantissimo, ho preferito a tirare i freni per non andare a sbattere, signori. Perdere l'alettone sarebbe stato proprio l'errore da non fare. Ne abbiamo perso tantissimo, un secondo e tre. Un secondo e due. Mannaggia.
Questa la facciamo bene, forse riusciamo a usare il DRS. Forse sì, forse no, forse sì. No, non riusciamo a usare il DRS. Siamo in seconda e uno al momento del terzo giro. Il problema è che Magnussen lo può utilizzare. Magnussen lo può utilizzare. E cavolo se lo sta utilizzando. Cavolo se lo sta utilizzando. Bella la curvetta che l'abbiamo fatta bene. L'abbiamo fatta bene. Abbiamo mantenuto un secondo e due di distacco. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 8,6 secondi. Perché Liam è entrato in box? Che ha combinato? Liam è... L'agitazione. Curve che riesco a fare bene, le stiamo scazzando. Ok, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto bene. Dai, 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 siamo un passo dal punticino, siamo un passo dal punticino, cavolo. Siamo un passo dal punticino, un passo dalla storia della Maulo Racing che torna in Formula 1 dopo 2 anni di assenza. Porca miseria, un passo dal punticino, un passo dal punticino siamo, un passo dal punticino. Concedetemelo, concedetemelo. Dai, 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 riusciamo a stare sotto il secondo, riusciamo a stare sotto il secondo, dai, 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 dai. Sì, DRS è preso, DRS è preso, possiamo difenderci anche da Magnussen quando sta per iniziare l'ultimo giro, signori. Riesco più a dare come prima. Dai, 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 siamo a un passo da... a un passo dal punticino. Una gara un po' barattata, signori, giustamente perché abbiamo usato qualche flashback di troppo, però ci sta, ci sta, ci sta, signori, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Dai, abbiamo buttato il muretto, abbiamo perso un poco da lettone, abbiamo perso un poco da lettone. Guardiamo lunghi. Buona qui l'accelerazione. L'unico punto in cui posso veramente tentare il sorpasso, signori, è la frenata e la staccatona. Niente da fare, signori, non sono riuscito a avvicinarmi abbastanza a Ocon da provare un ultimo aggancio. Niente da fare, niente da fare, signori. Ormai ora qui in accelerazione sul rettilineo. Forse non abbiamo, non siamo nemmeno arrivati a utilizzare il DRS. E vabbè, niente da fare. Tra l'altro Magnussen ci voleva fregare la posizione. Magnussen, non mi sono nemmeno accorto che Magnussen ci voleva fregare la posizione. Va bene, ci abbiamo provato in tutte le maniere, signori. Ci abbiamo provato in tutte le maniere. Non è riuscita. Siamo arrivati undicesimi però. Undicesimi, dai, undicesimi non è male. Undicesimi non è male, signori. Ma siamo ancora lontani dalla... dai punti che ci servono. Pilota del giorno, pilota del giorno in Canada. Oggi la Ferrari ha dato, va bene, va bene, pilota del giorno in Canada mi sta bene, mi sta bene, pilota del giorno in Canada. Peccato, tanto così, ecco, tanto così non siamo arrivati a prenderci un punticino che ci avrebbe fatto tanto bene. Stroll è arrivato 18esimo, buono, e Liam è arrivato ultimo. Mamma mia, mamma mia, Liam mio, che dobbiamo fare? Liam mio, va bene che ancora non ti ho potenziato il tuo circuito. 4 punti a 2 contro Stroll. Saliamo a 15 su 19, 4 punti di distacco a 2 gare dalla fine. E la macchina sale anche lì, sale anche lì, si incrementa anche la fama della macchina, che sale a livello 10. Buono così, buono così, buono così. Purtroppo peccato che non riusciamo a dare quella spinta in più. Zainetto ci dà i soldi, bene. Entrano tanti bei soldi anche per quanto riguarda gli altri pagamenti base. E andiamo a 2.007. Ok, 2.007 già è tanta roba, signori. 2.007 già. Possiamo iniziare un attimino a inquadrare qualcosa. Qualcosa. Noi dobbiamo sviluppare i punti sviluppo, signore. Che detto così non si capisce niente. Però dobbiamo sviluppare i punti sviluppo. Sì, perché nelle strutture ci sono quei tasselli che ti fanno crescere i punti della macchina, così da poterne prendere di più, e noi dobbiamo fare proprio quello. Allora, prossimo abbiamo quello di Gran Bretagna. Rinnova sponsor, sì. Rinnova lo sponsor. Attività.
Allora, noi dobbiamo fare qualcosa di interessante. Intanto questo, scuderia, denaro. Questo va via tutta l'aerodinamica. Allora, intanto facciamo questo. E questo è uno. Poi, secondo pilota. Va bene questo. E poi ci rimane uno da tre. Quindi o questo, punti scuderia e denaro, oppure questo che poi mi va a migliorare il telaio. Concentrazione e pilota. Niente, facciamo 3 giorni pure questo. Così mi piace, deciso. Ok, allora, 2 milioni e 7. Che cosa andiamo a fare? 2 milioni e 7. Vediamo uno di questi. Aumenta la produzione di punti di risorsa 75. Questo ve ne vuole 2 e 2. Questa ne vuole 2 e 5. Questa ne vuole 3.000. Quindi andiamo a fare punti di risorsa di questa di qua. Ma questi cosa sono? Fondi insufficienti, aumenta la crescita del fama del 10% più velocemente, amplifica gli effetti positivi, sottolinea gli effetti positivi della scuderia, saranno incrementati leggermente. Ok, invece quello del pilota, aumenta il ritmo, centro fitness, studio analisi e strumenti pit stop. No, andiamo a fare il... qual era? Questo qua, quello che costava meno. Punti risorsa, 2 e 2. Rimaniamo con pochi spiccioli, però va bene. Poi abbiamo 1119 per lo sviluppo della macchina. Dovremmo aver ottenuto qualcosa se non sbaglio, no? Ok. E poi abbiamo... oh, questo l'abbiamo ottenuto pure. Qua abbiamo ottenuto niente? No. Allora, tu cosa mi suggerisci? Questo di qua. Batteria che vale 532. Perfetto. Però io, se non ricordo male, devo avere qualcosa che costava veramente poco. 600, questo è con noi, questo è 500, quello non lo possiamo fare. 600, 750, 1000, pagattata, 17 giorni, 504, 800. Perché ricordo che c'era qualcosa che costava pochissimo? 3 giorni, non disponibile, non disponibile. 144, ecco, questo lo facciamo intanto. Oh, perfetto. Raggiunta capacità di reparto. Una cosa volevo fare e non me la fanno fare. 532 punti. Facciamo questo che ti devo dire. Facciamo questo e poi altro, i copricerchi. Vediamo se intanto mi arriva qualcosa. 23, 7 luglio, 11 luglio, il 23. Sì, allora vediamo se mi arriva quel pezzo e non mi si danneggia. Più cresce la nostra fama, più partner vorranno collaborare con noi. Adesso possiamo avviare le trattative con uno sponsor addizionale dalla sezione società. Perfetto. Allora. Obiettivo, guadagna 10 punti nel campionato costruttore durante un weekend di gara. Impossibile. Ottieni pilota del giorno. Questo si potrebbe fare. Guadagna 5 minuti nel campionato costruttore durante un weekend di gara. Ottieni il giro più veloce durante una gara. No, batte il tuo rivale in gara. Questo lo potremmo fare. Arriva top 10 durante una gara. Completa una gara pulita. Guadagna 3 punti nel campionato. Accumula più punti della scuderia che si trova sopra. Arriva in top 12. No. Guadagna 1 punto nel campionato costruttori. Qualifica di in P15 o meglio. No. Sorpassa 10. No. Qualifica in P10. No. No. Battiamo il nostro rivale, signori. Batti il tuo rivale. Salve. Va bene. Salve ci piace. Ci piace. Gestione veicolo. No, società, personalizzazione, livrea, auto e giocatore. Andiamo a mettere la decalcolomania, se mi carica la macchina, perfetto. Zainetto c'è, qui non c'è, perfetto. Andiamo a mettere salve, cambiamo il colore, me la fai, la scritta salve, me la fai, verde. Si vede verde? Bella così, a posto. Mettiamola per un verde un po' più. Ok, aggiudicato. Poi la possiamo mettere da qualche altra parte? Sì, la mettiamo qui che ci sta pure bene. Salve. Cambiamo i colori, me la metti pure questa verde. Ok.
Ci sta, perfetto, accetta, indietro, e poi salve lo andiamo a scrivere anche. Salve, mi piace, lo andiamo a scrivere pure qua, salve, salve. Che però non siete benissimo, Zenetto siete meglio, no, non andiamo a mettere niente qua per ora. Va bene così, qui c'è Zenetto, qui c'è Eco, qui non c'è niente, qui c'è Eco, niente. Questi li lasciamo poi per i prossimi sponsor. Salve l'abbiamo messo lì e Punto Cazzo l'abbiamo messo, ah, davanti, ok. Perfetto, lo sponsor l'abbiamo sistemato pure, signori. E allora, dobbiamo fare un'altra cosa. Abbiamo 600 punti. Abbiamo 600 punti. Abbiamo 600 punti. Miglioriamo qualche altra cosa? Ci proviamo? Cosa mi suggerisci? Il copricerchio? No, il copricerchio a 608 costa troppo. Il copricerchio a 608 costa troppo. No, non mi posso mangiare 608 punti così e rimane senza nulla. 653, 504. Damose, famo gli istruttori, quello che è. L'aggiunta capacità di reparto, ma porca miseria. Migliorie completate. Oh, quindi se lui mi ha completato questo, noi possiamo andare a fare quello che costava pochissimo, questo. Perfetto. Tra 20 giorni, ok. Mi sta bene, mi sta bene. Mi sta bene, porca miseria se mi sta bene. E abbiamo 450.000 euro, quindi non possiamo fare niente. Andiamo avanti, avanziamo, avanziamo qualche cosina, vediamo se arriva qualche altro soldo, qualche altra situazione, e ci fermiamo qui, signori. 715 punti di sviluppo che ci potremmo sparare, no, non ci spariamo, ce le teniamo, è un milioncino. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!